Amiche e amici del basket, ciao, benvenuti in questo nuovo contenuto qua sul canale YouTube di Italoop. Qua di fianco a me lo riconoscete, Leonardo Cheche. Ciao Leo, come stai? Ciao a tutti, tutto bene, tutto bene. Allora, Leonardo, non serve neanche introdurlo più di tanto, lo sapete. Insomma, miglior giocatore 2 anni fa della fase, miglior giovane, scusate, miglior under 21 2 anni fa a Monferrato, poi insomma la passaggio all'Olimpia, la stagione con Badalona e la stagione scorsa, questo brutto infortunio. Era una stagione iniziata benissimo, con grandi aspettative, questo brutto infortunio. Iniziamo con la domanda più difficile di tutte. Leo, come ti senti? Adesso sto meglio, mi sto riabilitando un po' e nulla, passo dopo passo cercherò di ritornare quello che ero prima. L'anno scorso era una stagione, insomma, che, come dicevo prima, iniziava con delle aspettative sicuramente molto alte su di te. Insomma, quando si arriva con un premio come quello di miglior giovane, poi ti presenti con quel corpo. E tra l'altro c'era anche la particolarità, perché per un momento avevi pensato anche al salto in NBA, ti eri iscritto al draft. Ci vuoi un po' raccontare com'è andata, insomma, quell'esperienza, quell'occasione? Assolutamente sì. Allora, innanzitutto è stata un'esperienza fantastica. Per la mia prima volta sono andato in America, ero rimasto a bocca aperta da quanto è bella l'America. Però sì, diciamo che in quell'ambito lì ho fatto dei workout con diverse squadre NBA, sono andate, diciamo, anche molto bene. L'interesse NBA c'era la possibilità di essere scelto magari a un secondo turno, un po' nelle scelte basse. Solo che il mio obiettivo non è quello di essere, diciamo, scelto nei secondi turni, in scelte basse, ma diciamo voglio essere scelto a un primo turno, a un primo giro, con un contratto garantito, e diciamo quello comporta dei vantaggi, diciamo, abbastanza buoni. E nulla, ho deciso di ritornare in Europa per fare una stagione buona e far vedere a tutti gli scout che sono, diciamo, un prodotto da primo giro e maturare ancora un po' di più. E nulla, quando sarò un po' più pronto ritornerò al draft con obiettivi da primo giro. E nulla, tutto qua. Posso dirti che è una gran risposta, onestamente, che non mi aspettavo, perché comunque avere degli obiettivi così chiari in testa dimostra, insomma, di tenerci parecchio, e insomma su questo in realtà avevo pochi dubbi. Allora approfitto, visto che hai parlato un po' dei workout, tu in quella stagione comunque arrivavi anche, in realtà poi dopo, alla convocazione quella con il POTS, hai fatto le stagioni di A2. Quanta differenza, che hai fatto i workout online NBA, quanta differenza c'è a livello fisico e tecnico tra quel mondo che hai toccato per quel breve periodo negli Stati Uniti e il mondo nostro europeo? Beh, innanzitutto direi che i fisici sono molto più imponenti, ci sono giocatori molto più grossi e poi direi che ci sono giocatori tipo di 2'12, 2'13 come me che sanno fare tutto, che sanno portare palla, che sanno passare, e diciamo un mondo un po' diverso. Invece qua in Europa, se sei un corpo grande, 2'13 così, devi bloccare, rollare, e diciamo di fare il centro normale, tradizionale. Diciamo, secondo me questo è un po' quello che cambia, che non sei limitato a fare solo un ruolo, ma puoi, diciamo, sbizzarrirti in campo, ed è molto più di, cioè mi sono trovato bene perché mi facevano portare palla, facevo delle partitelle con giocatori della mia, diciamo, stazza, potevo palleggiare, nessuno mi diceva niente. Chiaramente facevo, bloccavo e rollavo pure, facevo quelle cose là da centro che devo sapere, devo fare. E nulla, mi sono divertito molto, mi è piaciuto molto da questo punto di vista. Allora, però qui sfrutto un attimo l'assist e devo farti una domanda, una delle mie, mettiamola così.
giustamente mi hai detto ci sono fisici importanti, quindi contatti immagino importanti, perché quando insomma entri in rotta di collisione con corpi del genere i contatti sono importanti. Però qui, quanto ti è servito aver assaggiato i gomiti delle C-Gold barra 2 già da giovani? Perché sai, contatto con un corpo grosso, ok, però poi quando tocchi il gomito del centro di C, quella è un'altra roba. Assolutamente sì, è servito. Tutte le legnate di C-Gold sono servite. Così sono già abituato quando mi picchiano, non mi lamento neanche. Devo aspettarlo. Dici bella la difesa di Anthony Davis, ma vieni a fare un giro in C-Gold e prenditi un paio di gomitate di quelle che dico io e vediamo se ti lamenti. Vediamo se non ti lamenti. E allora sfrutto insomma l'NBA, visto che comunque avrai un compagno che l'NBA l'ha toccata insomma da quest'anno a Varese, che è Willie Cauley-Stein. E insomma, quanto è motivante per te adesso che sei in un percorso, come hai detto te, giustamente di maturazione per cercare di arrivare a degli obiettivi più concreti, quanto è importante per te avere un compagno del genere che ha un'esperienza di quel tipo in squadra? Assolutamente, sarà importantissimo avere un compagno come lui, che non appena tornerò in campo sarà diciamo un ottimo allenamento avere uno come lui, che ha già toccato l'NBA, perché è un fisico importante, un giocatore molto atletico e diciamo per dove voglio arrivare io sarà un ottimo allenamento. Anche per l'esperienza posso imparare da lui diciamo tutto quello che ha passato e nulla, sono sicuramente contentissimo di avere un compagno come lui. Eh sì, immagino. Poi immagino che alla stagione comunque quella della scorsa era stata un po' travagliata anche a prescindere dall'infortunio, immagino la carica sicuramente di voler iniziare quest'anno a 2000. Assolutamente sì. E poi un'altra cosa che mi veniva in mente adesso, abbiamo citato prima la convocazione del POTS, a settembre iniziano i mondiali, non sarai nei 12, l'infortunio sicuramente nelle convocazioni ha inciso. Però te lo dicevo prima dell'intervista, ci manca proprio un giocatore lì come te, ci manca proprio un giocatore nel tuo ruolo. Nel 2026 ci saranno gli europei, che saranno insomma il prossimo obiettivo dopo questi mondiali. Immagino che essere parte dei 12 lì sia un obiettivo. Sì, assolutamente, sarà un obiettivo, assolutamente c'è tanto tempo. E nulla, cercherò di tornare al 100% e sicuramente se sarò lì per quell'evento lì sarà un grande onore vestire la maglia della nazionale. Oh, vedi. Questo messaggio subliminare a tutti quelli che insomma non l'hanno voluta vestire, vai, e qui e glissiamo su questa cosa qua. È sempre un onore vestire la maglia nazionale, quindi si convocano, devi andare subito, almeno io vado subito. Grande, quindi Poz segnala questa, che poi ci serve un giocatore nel suo ruolo. E poi volevo farti invece una domanda, che è una domanda delle nostre, perché noi come Italoop abbiamo sempre parlato delle difficoltà da parte di giovani emergenti di valore, grande valore come te, di riuscire a venire fuori concretamente in realtà di Serie A. E quindi volevo provare a porti una sorta di gioco. Ti metto di fronte tre contratti, uguale valore, uguale identico valore. Allora, quindi valore economico. Quale accetteresti tra contratto NBA squadra lottery? Quindi quelli che erano San Antonio Spurs l'anno scorso, però senza Wemby. Contratto di una contendente alle Final Four di Eurolega, non necessariamente italiana, quindi anche europea, tu che comunque hai bazzicato anche l'ambiente spagnolo. Contratto di una media squadra italiana che ambisce a un posto in Eurolega, quindi quinto, sesto posto, siamo lì, si gioca ai playoff. Quale accetti e come mai, ovviamente? Io direi che devo accettare il contratto della squadra NBA di Lottery, perché vabbè, innanzitutto è un mio sogno, ma un sogno di tanti giocare in NBA e diciamo accetto quel contratto lì perché io voglio diciamo battermi con i giocatori più forti del mondo e da questo punto di vista qua voglio
un po' di esperienza oltreoceano e voglio, diciamo, sapere quel che si prova a giocare oltreoceano con i giocatori più forti del mondo. Anche se magari una stagione non gioco tanto, cercherò, diciamo, di salire le gerarchie per avere un posto nella squadra e, diciamo, giocare e avere un posto come giocatore da quintetto, sesto uomo, quel che sia. E sì, è per questo che lo accetto. Siccome mi aspettavo questa risposta qua, ho la controdomanda pronta. E invece accettare uno dei due contratti, quindi visto che tu sei degli altri due, visto che tu sei comunque andato di là negli Stati Uniti per un periodo, visto che comunque hai toccato appunto la Spagna, visto che stai giocando in Italia, quanto interessa agli occhi, cioè quanto serve secondo te per il tuo obiettivo di andare di là e di andare di là bene? Avere una squadra, cioè riuscire a far bene in Europa, ecco, quanto può essere importante? Assolutamente è molto importante perché in certi punti di vista giocare in Europa è anche più difficile di giocare oltreoceano. Quindi, diciamo, prima di andare lì devi far vedere a tutti che puoi, cioè, sei capace di stare in campo in Europa perché è un ambiente tosto. Il campo più piccolo, ci sono regole, diciamo, un po' più punitive e nulla, sì, se sai star campo in Europa a livelli alti, sicuramente avrai meno problemi ad andare a giocare di là, ecco. Giustamente dalle retrovie ci arriva una domanda legata ai nostri ranking, perché attualmente nel ranking non sei il numero uno, sei il numero due, e Spagnolo, Matteo Spagnolo è il numero uno, tra l'altro Matteo che salutiamo, che sta facendo molto bene con la nazionale in questo momento. Domanda, vuoi prendere quel numero uno? Sei da numero uno? Io direi sì, potrei essere da numero uno, assolutamente, perché beh, Matteo Spagnolo è sicuramente un giocatore super talentuoso, è veramente un gran giocatore, però sicuramente io voglio prendere sta numero uno, anche perché diciamo non sono un centro tradizionale che sa solo prendere rimbalzi, so fare un po' di tutto. Quindi non appena rientrerò in campo, cercherò di dimostrare che sono da numero uno. Assolutamente, quindi Talup è avvisata. Allora mi viene però questa questione da farti. C'hai un giocatore che ti ispira? Perché comunque stai descrivendo tanto il tuo tipo di ruolo. C'è qualcuno che ti ispira, che ti piace, insomma, che vorresti diventare? In Europa o DC o in NBA? Ecco. Uno e uno, ovviamente. 1-1. In NBA direi sono un po' alla Bam Adebayo, che vabbè non è un centro super grosso, però sa mettere palla, sa tirare, sa passare, sa fare un po' di tutto. Mi descrivo un po' come lui. Invece in Europa, sai che non lo saprei. Però se ce n'è uno proprio. In Europa o okay, che direi? Beh, esatto, direi uno che. In È Europa il migliore. sono come me, quindi direi in Europa e a me stesso. Assolutamente. Allora, per chiudere, ti faccio una domanda che è molto americana, nel senso che, vabbè, in realtà adesso molto meno perché si lavora su tanti aspetti, però, specie negli anni di Kobe, insomma, quel periodo lì, 2000, anni 2000, andava molto a chiedere, con chi vorresti giocare uno contro uno? Chi vorresti battere uno contro uno? Che è una domanda veramente molto anni 2000, però secondo me ci sta. Chi vorrei battere? Io direi che vorrei battere
È un avversario, diciamo, molto, molto forte, ma il mio sogno di battere uno contro uno è Antetokounmpo. Me l'aspettavo un po', onestamente. Me l'aspettavo. Uno contro uno con Antetokounmpo è tosta. Però Sto. ecco, può essere un obiettivo farsi scegliere dai Bucks, così poi almeno Esatto. uno, nello stesso anno uno contro uno con Giannis, se magari lo batti anche, e poi magari ti vince anche il titolo, a posto. A posto, abbiamo. Sarebbe il Dobbiamo. top. A quel punto però devi tornare su Italoop e dobbiamo ridefinire gli obiettivi, perché il titolo l'abbiamo vinto, in NBA siamo andati, abbiamo battuto Giannis e ora insomma bisogna ridefinire tutto, quindi devi tornare qua. Ti tocca. Assolutamente, assolutamente. Tornerò con piacere. Assolutamente. Io, Leo, ti ringrazio. Trovo che sia stata una bellissima chiacchierata sotto tanti punti di vista e che possa essere ispirante anche per tanti giovani all'ascolto. Io vi ricordo, come al solito, che Leo è arrivato, sta arrivando in questa stagione da un bruttissimo infortunio di cui abbiamo parlato un po' prima dell'intervista, e vederlo così motivato, con gli obiettivi certi e così carico per la seconda stagione, secondo me dovrebbe essere di ispirazione per tante persone, tanti ragazzi che ci stanno seguendo. Quindi grazie, grazie ancora. Io, Leo, ti faccio chiudere, se vuoi dire qualcosa ai ragazzi che ci stanno seguendo, ai tuoi fan, ti faccio chiudere così. Innanzitutto ti ringrazio per avermi avuto qua, ringrazio anche Ale e nulla, vorrei dire ai ragazzi di, diciamo, non scoraggiarsi mai, che anche se delle cose brutte capitano, come per esempio questo infortunio che ha avuto, mai di mollare, di lavorare più forte di prima per ritornare più forte. E nulla, se hai un sogno di mai lasciarlo andare e continuare a lottare per quello che, scusa, c'era una mosca, di lottare per quello che, diciamo, hai sempre voluto, il tuo sogno, diciamo, ecco, nulla, tutto qua, piccole parole motivazionali. Grande Leo, grazie mille, un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ciao. Grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao.